come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Celebriamo, carissimi fratelli e sorelle, la festa del battesimo di Gesù. Ascoltiamo il Vangelo di Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Vieni dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Cari fratelli, oggi, dicevo, celebriamo la festa del battesimo di Gesù. A me sembra che lo stile di Betlemme riappare adesso qui sulle rive del Giordano. Come a Betlemme vogliamo scrutare queste scritture e scrutare quindi la vita di Gesù. Il Vangelo di oggi ci porta lungo il Giordano, questo fiume dove fu luogo per Giovanni Battista perché battezzasse le persone che accorrevano a lui, e lui amministrava questo battesimo di penitenza. Ci ripresenta quindi il Vangelo questo Giovanni adulto che battezza e che prepara il cuore della gente all'incontro con Cristo. E Giovanni avverte e dice: «Dopo di me viene uno che è più grande di me, più forte di me». È importante per i fratelli questo messaggio: viene, Dio viene. E vivere allora è attendere questo Dio. Nutriamo questa fiduciosa speranza che Dio ci viene incontro. E Giovanni aggiunge: «Io non sono degno neppure di sciogliergli i legacci dei sandali». Anche qui sciogliere i sandali era il compito dei servi. Avverte questa distanza tra Dio e noi, ma avverte anche la gioia perché lui si fa vicino. Potessimo anche noi sperimentare questo stupore, questa meraviglia di essere cristiani. Ma siamo contenti veramente di essere cristiani? Comprendiamo questa grande dignità che ci è stata data con il dono del battesimo, con il dono della fede che abbiamo ricevuto? La fede, cari fratelli, ha bisogno di stupore, perché la fede è un dono, e la fede che porta allo stupore ci dice l'umiltà, perché lo stupore nasce dall'umiltà. L'umiltà è la condizione per incontrare Dio in Gesù Cristo. Ma perché viene il Signore? Giovanni dice: «Io vi ho battezzati con acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo», con lo Spirito Santo. Gesù è venuto per darci il dono dello Spirito Santo, cioè per cambiare il nostro cuore, per ridarci la possibilità di volerci bene tutti tra di noi, estinguendo l'odio, l'indifferenza, l'inimicizia, le barriere, ogni sorta, cioè, di divisione, mettendo dentro di noi lo stesso amore di Dio.
Questo ha la potenza dello Spirito Santo, e mettere nella vita di ogni credente la stessa attenzione, lo stesso amore divino. Ci fa capire quindi Gesù che solo uscendo dall'egoismo noi usciremo anche dalla tristezza. Per vincere l'egoismo bisogna riconoscere che abbiamo bisogno di questo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, perché soltanto Dio sa veramente amare. Riconosciamo come questo cammino nella nostra vita è un cammino però lento. Qui nel Vangelo abbiamo visto Gesù adulto, in silenziosa e paziente presenza in mezzo ai peccatori, scende per quelle viuzze che lo conducono nel fiume Giordano, dove va a farsi battezzare. Si mette in fila, notiamolo, pazientemente. Gesù che aspetta il turno, che mistero, si mette in fila. E Giovanni è colpito da questo stile di Dio ed esclama: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me. E Gesù lascia fare, lascia che si compia ogni giustizia. Così fa Dio, cari fratelli. E quindi Giovanni lo indica come agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Ecco, cioè, la mitezza in persona. Il battesimo di Gesù è in perfetta coerenza con questo squallore e anche con l'umiltà, vi dicevo, della grotta di Betlemme. Ma il discorso, cari fratelli, adesso si rivolge a noi. Noi che siamo stati battezzati, noi che siamo stati immersi nella vita stessa di Cristo, siamo invitati a percorrere la stessa strada, siamo invitati a rivivere Cristo nella nostra vita. San Paolo direbbe: per me vivere è Cristo, morire è un guadagno, nella lettera ai Filippesi, al primo capitolo, versetto 21. Ci domandiamo: il mio battesimo, che è un dono di Dio, sta diventando oggi una mia risposta a Dio? Imito sempre di più, cioè, il Signore? Sono cristiano semplicemente di nome o anche con la mia vita? Io penso che un esame di coscienza non ci farebbe certamente male. Ricordo le parole del cardinale Suemens, che diceva così: abbiamo tanti battezzati ma pochi cristiani. Come ci dovrebbe fare riflettere questo? Non si finisce mai certamente di diventare cristiani. Soprattutto con la vita adulta dobbiamo verificarci con la fede se ciò in cui noi crediamo lo attuiamo nella nostra vita concretamente, nella quotidianità delle nostre faccende. Il Vangelo di Marco, e concludo, inizia con una voce che abbiamo sentito: ecco, tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E si conclude con questa risposta da parte del centurione: è veramente figlio di Dio. La fede, cari fratelli, è questo punto di incontro tra il suggerimento che ci viene dall'alto e la nostra risposta che parte dalla profondità dell'esperienza umana.
sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà e ti verrà germoglio munifico nella terra del mio Signor.